Bella, tutti i ragazzi sono sempre io, in prima gen, sempre purtroppo io. Sempre purtroppo io. Sono sempre io. Che frase, non so, un po' lasciata lì. Perché dire che io sono sempre io è vero. Però questa frase ormai non mi rispecchia più, non è che non mi rispecchia più. Ma sono veramente mortificato. E infatti è per quello che ho voluto fare questo video. E sì. Chiudo il canale. Non è vero. No, dai, ragazzi, scherzavo. Però volevo un po' spiegarvi la mia inattività di questo periodo. Questi 2 mesi sono stati veramente 2 mesi. Proprio una cosa assurda che almeno ve l'avessi detto. Però vi ho lasciato così con l'ultimo video, quello di FIFA. Anzi, ne avevo caricato anche un altro che poi ho deciso di togliere. E l'ultimo video, quello di FIFA, vi ho lasciato un po' così, non vi ho detto niente. Però in questa estate, anzi non in questa estate ho avuto dei pensieri per la testa, dei vari, non problemi, però ero un po' giù. Allora non avevo per niente voglia di far video, infatti avevo pensato perfino di cambiare, no, di cancellare il canale, di cancellare tutti i miei video. Però poi ho detto, perché per queste cose io dovrei non seguire la mia passione, perché anche questa qui di YouTube è diventata una passione ormai. Anche quella dei videogiochi. Poi un altro motivo perché volevo cancellarlo è perché ormai adesso con i videogiochi si gioca un po' meno e adesso mi sto dedicando di più alla chitarra, che vedete là. E infatti dicevo, perché un chitarrista, anzi sì, uno che basa un po' la sua vita sulla musica, deve continuare a fare i video? E mi sono detto, perché non si possono collegare le due cose? Perché non posso avere due hobby, due passioni? E l'ho detto, chi se ne frega, continuiamo questo cammino che ho preso e ben un anno fa, perché ragazzi sì, è passato un anno e 15 giorni, poi dipende quando lo vedrete, e non ho neanche fatto lo speciale, però lo farò, sarà uno dei prossimi video che sto un po' preparando, un po' in ritardo, però lo farò. Anche vi ringrazierò tutti quelli che mi hanno seguito fino all'inizio e tutti voi, io vi amo, ve l'ho sempre detto. E vabbè ragazzi, adesso sapete perché non ci sono stato per questo periodo. Voi vi siete iscritti lo stesso, non so come abbiate fatto, perché quando io me ne sono andato eravamo tipo a 290. Adesso senza che io caricassi i video vi siete iscritti in 15, non so perché vi siete iscritti, anch'io mi sarei disiscritto dal canale di uno che è nativo da mille anni. E vabbè, oltre a questo vlog che volevo fare, anzi che ho appena fatto, in questo video volevo fare anche un unboxing, unboxing, perché te lo mangi, e il gioco che volevo trattare è, e il gioco care è, e il gioco care è, e il gioco care è. Alan Wake. Perché Alan Wake? Allora, io l'ho preso da pochi giorni Alan Wake, portando dentro al GameStop vari giochi. Vabbè, adesso voi direte perché porti i giochi al GameStop, che te li valuto una miseria? Perché piuttosto di tenerli a casa a prendere polvere, vabbè, aspetta, lo portiamo, lo mettiamo giù. Piuttosto di lasciarli a casa a prendere polvere, è giusto portarli a qualcuno che magari si vuole giocare. Almeno un po' ci guadagni. E ho deciso di prendere Alan Wake. Allora, oltre che questa è la limited, è per quello che l'unboxer, se no ve lo scordavate. E questo gioco è un gioco stupendo. Non lo finirò mai di dire. Volevo fare anche una serie, anzi un walkthrough, roleplay, però ho deciso di no, perché è veramente lungo e non è molto da commentare. È da godersi la storia, perché è una cosa splendida. È una cosa veramente splendida. E andiamo un po' all'unboxing e facciamo un cambio di. Ok, eccoci qua, Alan Wake. Allora, nella copertina c'è naturalmente il logo di Alan Wake. Ah, questa parte qua, questa foto, aspetta, che. Questa foto la troveremo praticamente in ogni capitolo, perché il gioco è diviso in capitoli. La troveremo in ogni capitolo e non so perché ci sarà una colonna sonora diversa, una musichetta diversa, e alla fine del capitolo. Sono tipo a episodi, tipo se fosse una serie televisiva o qualcosa del genere. Qui c'è scritto Limited Collection Edition, un thriller psicologico d'azione, sì, questo qui è un gioco thriller,
E qua vediamo cosa hanno scritto qui. Gli idioti, no scherzo. Non so se riuscite a leggere, non so se è fuoco, vabbè, lo leggo io. Allora, l'incubo ad occhi aperti di un team leggendario arriva su Xbox 360. E l'altro c'è scritto, Alan Wake si è svegliato. E nulla del genere. Action trailer sarà più come prima. Vabbè, un attimo che ho prurito. Ai Manus, no scherzo. Vabbè, non ve ne frega niente. Qui c'è la Remedy, c'è scritto PEGI 16 e della Microsoft. Qui ai lati c'è naturalmente come prima Xbox 360, Alan Wake, e qua la stessa cosa. Qui c'è scritto tutta la tiritera, che non ho voglia di leggervela, volevo leggervela però vi attaccate. Qui c'è scritto cosa ci troveremo dentro, cioè il libro da collezione, il libro che sta scrivendo Alan Wake, e poi il disco bonus e la colonna sonora. Poi qui vabbè, troviamo varie cose che non mi va di farvele vedere. Il gioco si apre così, okay, apriamo da questa parte qua, ok, adesso lo buttiamo per terra, bam! E Alan Wake fatto molto bene, non è rilievo, però è strabello, scherzo, strabello, mi fa schifo come parola. Alan Wake anche di qua, e qui c'è proprio lui con la torcia, se faccio così si illumina anche, bellissimo. Ok, è fatto al libro questo. Perché è fatto al libro? Perché Alan Wake praticamente è uno scrittore, vabbè, non vi voglio spoilerare tutta la storia, infatti non vi dico, vabbè, è uno scrittore e che succederanno tante cose, infatti questo qui è proprio il suo libro, è il suo libro finto, però comunque sarebbe il suo libro, vediamo la Wake, e c'è anche l'autografo, poi lo possiamo vendere su eBay, lo spacciamo per vero, ok. E qui troviamo i contenuti, cioè il libro che dopo andremo a vedere, poi il disco bonus che dopo andremo a vedere, e il disco di gioco che guarderemo adesso. Ok, allora il disco di gioco è così, con la custodia nera, non so perché mi fa un po' schifo nero, però vabbè, pazienza, è uguale alla copertina della Limited, nulla di che. Ok, il gioco è così, qui c'è il disco di gioco che non è graffiato, poi qua c'è Alan Wake, il libretto fatto abbastanza bene, l'ho visto prima, non so voglio farvi vedere, però vabbè. Qui c'era un codice esclusivo che ve lo faccio anche vedere, guardate, copiatelo, che tanto l'ho già usato, e vi attaccate. Poi qui c'è quello di Halo Legends, il film, okay. E qui c'è un altro libretto inutile, un po' inutile, e vabbè. Poi qui troviamo l'altro disco con qua il bonus disc che devo ancora vedere, e qua la colonna sonora, lo giro così perché non voglio girare il disco se non si graffia, colonna sonora che è veramente epica, ma non è per dire, non so, per promuovere il gioco o cose così, è veramente stupenda, a me è piaciuta molto, vabbè, a me piace anche quel genere di musica. E qui c'è Alan, proviamo a togliere il disco così lo vedete meglio, così la torsa in mano, ok, mettiamo il disco e andiamo col libro. Ok, ecco il libro, non ve lo farò vedere tutto, tipo una piccola parte così. Qui c'è Alan Wake, che è questo signore qua, il caso Alan Wake. Ho letto pochissimo di questo libro, però mi ispira tanto, è molto inquietante. Qui c'è lo scrittore che ha scritto sto schifo di libro, no scherzo, è stupendo. E poi qui ci sono tutti i commenti su questo libro. E vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, non è durato tantissimo, 9 minuti 10, e comunque lasciate un mi piace, un like che fa sempre piacere, o un dislike se non vi è piaciuto, così vabbè. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete, no, se non avete già fatto, di seguirmi su Facebook, su Twitter e su Apocalypse, che è l'espansione di Black Ops, che non c'entra niente. E vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao. Aspetta.